Un anno accademico che inizia ricco di cambiamenti per la facoltà di giurisprudenza e non solo. Cominciamo dal non solo allora, perché fra una settimana parte il nuovo assetto dell'università, al termine di questo percorso che ha visto l'approvazione dello statuto. Avremo le nuove strutture, il nuovo senato accademico, i nuovi dipartimenti, i corsi stanno iniziando in tutte le facoltà. In questa di giurisprudenza, per la prima volta forse nella sua storia, l'apertura dei corsi non si tiene nel palazzo. È un vulnus per l'università, come lo è per la città, la chiusura del palazzo storico, la chiusura della biblioteca, il trasferimento forzato delle attività, ancorché dobbiamo riconoscere che gli uffici hanno lavorato molto bene riducendo al minimo i disagi per studenti e per docenti. Sappiamo poi che ci sono altre componenti che guardano con grande attenzione e preoccupazione a questa vicenda, i commercianti per esempio della zona che temono che uno spostamento, una delocalizzazione come si dice delle attività possa nuocere, e vogliamo tranquillizzarli. Insomma, noi abbiamo provveduto sia per quanto riguarda le lezioni sia per quanto riguarda la sistemazione dei docenti di tener conto anche di queste esigenze, e sono stati tutti collocati nei pressi della Sapienza. E poi c'è un fermento, come è giusto che sia, la città ha risposto positivamente, sono stati costituiti dei comitati che ci aiutano a tenere viva l'attenzione nella speranza di trasmettere questo segnale a chi poi dovrà prendere le decisioni. Abbiamo manifestato in maniera simbolica con un'ora di chiusura dell'attività commerciale, sì. Perché è chiaro che sì. Lo sviluppo della città o va in una direzione o va in un'altra. Se comincia a chiudere e a non operare la massa di studenti, per gli operatori commerciali è un problema. Ci sa dire dalla sua posizione tempistiche possibile su una parziale riapertura? Qui ci sono dei tecnici che si devono esprimere. Abbiamo sentito qualcuno che si è improvvisato ingegnere strutturista. Io non lo sono e non posso fare previsione. Mancano le perizie che ci dicano come intervenire, e finché i libri rimangono affastellati nelle soffitte non c'è la possibilità nemmeno che i tecnici entrino. Ecco, questo è un aspetto che andrebbe forse maggiormente riflettuto. I vigili del fuoco nella loro perizia testimoniano questo, che i libri sono sistemati nelle soffitte e impediscono anche fisicamente, con gli scaffali posti al centro sui solai di un palazzo del Cinquecento, impediscono anche di poter fare valutazione. Dopo tre mesi ancora non abbiamo una perizia, doveva essere fatta entro 10 giorni, dopo tre mesi. Il ministero dice lo deve fare lei, perché lei allora, è padrone Ministero mandi ufficialmente una comunicazione, e noi ci rivolgiamo agli istituti universitari di cui abbiamo. Noi abbiamo le nostre perizie, però si chiamano perizie di parte. Io ce l'ho, ma non da ora, ce l'ho da decenni le perizie che dicono. Ma come mai non è possibile vederlo questa perizia? A chi? A quale titolo? Al nostro al ministero. Lo fa. Come no? Via, dai, che sono state. Il nostro ministero.